Visto che quest'anno abbiamo qualche problema a portare la Pasquella casa per casa, siamo andati noi a casa di Liuba Casaccia per farci raccontare da lei un qualcosina su quella che è la Pasquella di Offagna. Buonasera, io sono l'organizzatrice della Pasquella di Offagna. Quella di stanno sarebbe stata la settima edizione, ma per i noti motivi di ordine sanitario non sarà ovviamente possibile. Ma che cos'è la Pasquella? La Pasquella è uno dei tre canti rituali di Questua, assieme a quello della Passione e del Cantamaggio. Ha origini antichissime ed è tipico del periodo immediatamente successivo al Natale, quando i suonatori questuanti portavano di casa in casa la buona nuova, chiedendo in cambio cibo e vino. Il canto ha una struttura codificata sin da tempi immemorabili, ma spesso e volentieri i suonatori che lo eseguivano, quando si presentava l'occasione, aggiungevano all'impronta nuove strofe relative al luogo dove si trovavano. I moderni cantori, invece, si ripropongono senza alcun fine di lucro di far rivivere antiche tradizioni che altrimenti andrebbero inesorabilmente scomparendo. Sono questi gli intenti che si è sempre proposta e si proporrà di nuovo la Pasquella di Ufagna. Che dici? La facciamo sentire? Magari. Allora iniziamo. Iniziate. Venite pastori, venite su su, cantiamo la nanna che è nato Gesù. Gesù è nato, Gesù è nato, voglio andarmelo a vedere. Nel presepe stava a sede, stava sotto una capanna, Maria figlia di Sant'Anna, le diceva le belle parole, dormi, dormi, core di mamma, fai la Pasqua c'è.